Ciao a tutti e benvenuti su Cross Out. Arrivati a livello 5 abbiamo già sbloccato nel magazzino delle parti per costruire una macchina un pochino più resistente. Per costruire andiamo nella sezione build. Basta schiacciare il tasto cancella. Ecco, qui non abbiamo nulla, quindi schiacciamo tab e cominciamo a prendere delle basi da piazzare più o meno centrate. Ne mettiamo un'altra subito dietro e ne mettiamo anche una forza. Poi per girare schiacciamo il tasto E in modo da metterle in questo modo. Ecco, quelle le abbiamo finite. Usiamo queste strutture un po' più pesanti. Poi prendiamo una cabina. La miglior cabina è quella che ha più punti di energia, che quindi ci permette di installare più parti di armi. La Huntsman, che ho appena preso, ha 8 punti di energia. La mettiamo più o meno centrata perché poi dovremo proteggerla un po' dai danni, così non verrà subito distrutta. Scegliamo queste medium wheel ST, che significa in pratica che possono essere usate per sterzare, mentre le wheel senza la scritta ST sono ruote che vanno solo dritte avanti e indietro e non girano. Scegliamo quindi queste qua, avanti, continuiamo a seguire la planimetria di prima. Eccoci. È consigliabile prima mettere la cabina e le ruote e poi successivamente gli altri pezzi, in modo che si incastrano bene e non danno fastidio. Poi qua abbiamo il raffreddatore che rallenta il surriscaldamento dell'arma del 25%. E lo posizioniamo qua dietro alla cabina, dato che non può esplodere, non può creare alcun danno. E questo ci toglie già un punto di energia dalla cabina. Poi dopo metteremo un radar che serve per vedere i nemici nel raggio di 300 metri. Questo lo mettiamo subito dietro al radiatore, poi di fianco. Ci mettiamo questa bella porticina e ne mettiamo una anche qui, machine gun davanti, e poi ne mettiamo due piccolini qua sotto. E così abbiamo occupato 7 punti di energia e ce ne resta giusto uno per mettere il car jack, che possiamo metterlo qui, che serve in pratica nel momento in cui capitasse la macchina si ribalta, schiacciando il tasto R puoi far tornare la macchina nella posizione giusta e continuare nella tua battaglia. Questi due hatchet che non e infine possiamo dargli questo bel colore blu chiaro. Costruita la nostra bella macchinina, protette le parti che sono più a rischio di distruzione, come la cabina, il radiatore, il car jack che ci potrebbe essere utile. Schiacciando ESC torniamo
nella videata principale e possiamo fare un test drive. E qui possiamo vedere quanto è resistente la nostra macchinina. Facciamo da dietro, così si vede meglio. Ecco, 118 di danno solo usando i due acci davanti. Diciamo che va a meraviglia. Ora proviamo a sparare alla cabina per vedere quanto resiste. Dopo un po' le armi si riscaldano. Per questo abbiamo installato il piccolo radiatore che ci fa sparare più a lungo senza che si riscaldi. E per evitare che questo accada si può sparare a intermittenza. Spari un po', poi ti fermi 1 o 2 secondi, poi riprendi a sparare, così hai più tempo per attaccare il nemico. E ora possiamo andare in battaglia a fare la prova. It's time to bathe my Franken car. C'è l'imbarazzo della scelta di sparare per primo.